passiamo alla parte delle domande. Abbiamo visto, io faccio l'avvocato del diavolo e il consumatore finale terra-terra. Associare nylon, le palline di plastica al concetto di sostenibilità è facilmente spiegabile a chi magari non ha una competenza vera e propria nel campo, o è difficile per voi far passare come sostenibile un prodotto che a volte inizia dalla pallina di plastica? Allora, sì, obiettivamente è più complesso perché spesso si ritiene che è sostenibile tutto ciò che deriva dalla natura. In realtà, appunto, non è realmente così, perché spesso voi non lo sapete, ma comunque, ad esempio, solo la fibra di cotone è una delle principali fibre impattanti a livello ambientale. Prima di tutto, ad esempio, per i consumi elevati di acqua che si fanno nella loro coltivazione, ma al contempo anche per il grande utilizzo di terra che il cotone richiede all'interno, appunto, del nostro pianeta. Quindi, ad esempio, il cotone, che viene visto a concetto naturale, viene anche inteso come sostenibile. In realtà questo non è sempre vero. Oggi quello che si sta facendo, si sta iniziando a fare appunto un trasferimento delle conoscenze verso i brand e verso i consumatori. Il consumatore è sempre più consapevole di quello che acquista, quindi non è più come magari 10 anni fa in cui il concetto di sostenibilità era ancora abbastanza all'inizio. Adesso sostenibile lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo nei documentari, lo vediamo nei TG e così via. E quindi questi elementi sono sempre più presenti anche nella nostra vita quotidiana, nei prodotti che acquistiamo nel supermercato, e questo vale anche per il tessile. Quindi posso dire che i brand sono pronti ormai a condividere e a parlare delle storie di sostenibilità anche nella parte man-made, che in realtà hanno dei punti di forza per quanto riguarda il punto di vista sostenibilità e realizzazione degli stessi materiali rispetto ad altri che, ad esempio, derivano dalla natura. Ecco, per Fulgar si parla, abbiamo visto, di sedi anche distaccate, circa 1.000 dipendenti giusto nel mondo, Esatto. quindi vuol dire essere un'azienda grande. È più difficile per un macro, una grande azienda, fare un discorso di sostenibilità, avendo magari anche una gamma di prodotti più ampia, rispetto a chi produce più in piccolo? Ma allora, se noi lo guardiamo in termini relativi, ovviamente, se noi ci compariamo a un'azienda più piccola, magari l'impatto che noi abbiamo risulta sempre più grande, perché ovviamente abbiamo dei volumi più elevati rispetto a un'azienda piccola. Ma il macro, secondo me, ha più possibilità nell'investire in nuove tecnologie al fine di ridurre gli impatti ambientali. E questo è uno dei punti di forza della nostra società. In realtà, un'azienda piccola, per quanto possa essere progredita in termini sostenibili, ha sempre una difficoltà poi nel fare nell'investimento tecnico, perché comunque per effettuare alcune tipologie di operazioni sono necessari anche ingenti importi di capitale, che questi ultimi possono avvenire solo se la società lavora globalmente e quindi solo se ha un mercato globale, solo se ha dimensioni tali che permette di fare certe tipologie di investimenti. Le faccio solo un esempio. Noi abbiamo un'area che copre circa 1 km² di sedi produttive in Italia, nello stesso punto. Abbiamo nel 2009, quindi avevamo già comunque più di 1.000 dipendenti nel mondo già all'epoca, abbiamo fatto ad esempio un progetto con Enea per quanto riguarda la sostituzione dell'intera illuminazione. Quindi si parla di un'operazione verso un'operazione corporate, quindi di immagine corporate, riduzione degli impatti ambientali in termini di illuminazione elettrica, o anche il design degli stessi stabilimenti. È stata favorita la luce naturale, quindi l'utilizzo di design degli stessi impianti con grandi vetrate al fine di ridurre la luce artificiale. Questo, ad esempio, è un esempio che può essere viene applicato un'azienda di Può essere applicato a un'azienda di grande dimensione, è più facile applicare un'azienda di grande dimensione verso un'azienda di piccole dimensioni. Al contempo poi abbiamo fatto anche investimenti nelle attività produttive al fine di ridurre gli impatti energetici e i consumi. Quest'ultimo ancora è possibile farlo grazie a degli investimenti in nuove tecnologie e nel nostro campo, specialmente nelle fibre man-made, gli investimenti tecnologici sono molto elevati e quindi questo ci comporta. Questo si lega molto alla domanda che avrei fatto dopo,
cioè abbiamo visto i semi dell'olio di ricino. Esatto. Come è arrivata l'idea allora, di produrre sì. e andare a cercare proprio quel prodotto allora, piuttosto che un altro? Allora, in realtà, se avete visto nelle presentazioni precedenti, si parlava già di concetti bio-based, ad esempio derivanti dal mais. Il mais, ad esempio, è stato uno dei primi prodotti bio-based che ha interessato il settore tessile. In realtà, però, il mais era stato uno degli elementi, uno dei materiali che poteva essere considerato all'interno della nostra strategia, ma non è stato scelto. E le spiego il perché. Perché il mais, a differenza del ricino che abbiamo scelto noi, va prima di tutto a intaccare una parte dell'agricoltura, cioè dei terreni coltivabili, e al contempo noi andiamo a portare, sottraiamo delle risorse alla catena alimentare umana e animale, cosa che invece con il ricino non avviene. Al contempo c'è anche un legame che spesso si perde all'interno dell'industria, cioè il legame con l'agricoltura. Cioè noi andiamo a occupare suoli che potrebbero essere destinati ad altri utilizzi, appunto ancora, ad esempio la produzione del mais, ma non per utilizzi alimentari. Questo ha portato la nostra scelta verso il ricino. Il ricino cresce generalmente in zone aride del pianeta, o comunque cresce spontaneamente, e questa tipologia di risorsa non va a intaccare la parte alimentare, che per noi era l'elemento chiave su cui partire. Poi appunto il ricino, essendo una proteina, è stata possibile trasformare in una poliammide, quindi noi non parliamo di filato naturale, parliamo ancora di filato man-made sintetico, poliammide, non più come avete visto precedentemente poliammide 6-6, ma nel nostro caso poliammide 10-10. Quest'ultimo è una nomenclatura che magari per nessuno vuol dire niente, ma quando voi trovate il numero 6 significa che deriva da fonti petrolifere, quando trovate la cifra 10 deriva da fonti rinnovabili, quindi questo può essere utile nel futuro anche quando si guarda i prodotti. Qui siamo a livelli ormai di eccellenza sia nella produzione che nella ricerca. Sì. È possibile fare un passo ulteriore o siamo arrivati al top, per quello che può garantire adesso la tecnologia? No, in realtà no, ci sono veramente tanti passi avanti che si possono fare. Considerate che, ad esempio, si possono fare sia a livello di azienda, quindi migliorare ancora di più i processi produttivi che in termini di prodotto. Ad esempio per l'anno prossimo stiamo procedendo con un'estensione della certificazione Ecotex classe 1, in cui abbiamo già tutte in realtà tutti i nostri gamma prodotti certificati, ma adesso la stiamo estendendo in un'appendice, l'appendice 6. L'appendice 6 prevede la riduzione e l'eliminazione di alcune sostanze chimiche all'interno dei prodotti che noi offriamo. Quest'ultima si avvicina sempre di più ed è rispondente ad esempio alla campagna Detox di Greenpeace. Abbiamo deciso di muoverci su questa tipologia anche di appendice di certificazione su tutta la gamma prodotti, che considerate noi offriamo circa 1500 articoli sia sullo standard ma anche sulle specialità che possono essere riciclati, bio-based e via dicendo, proprio perché ovviamente il mercato è indirizzato verso una sostenibilità di prodotto riciclato bio-based, ma deve essere anche responsabile nella produzione standard, vergine dei prodotti, perché quest'ultima comunque non può essere sostituita dall'oggi a domani nelle politiche dell'azienda. Altre operazioni che noi stiamo facendo è lo studio di nuovi materiali. Ad esempio il prodotto bio-base che noi abbiamo chiamato Evo è stato uno dei primi esperimenti assieme a un prodotto di nylon riciclato. Ora stiamo iniziando a ricercare nuovi materiali che possono essere riciclati, ci stiamo spostando verso scarti di produzione di filati, verso scarti di produzioni tessili, che spesso vengono abbinati con altre fibre, questo riducono la riciclabilità dei capi, ma al contempo stiamo iniziando a capire se è possibile lavorare anche post su alcuni prodotti che magari sono al 100% realizzati con i nostri filati o con materie simili ai nostri, per ritornarli
per farli tornare nella nostra catena del valore. Ad oggi alcune azioni sono già state fatte, spesso noi pensiamo che il famoso ciclo venga chiuso nello stesso ciclo tessile, ma possiamo anche pensare che un prodotto plastico non finisca solo nell'abbigliamento, ma può finire anche in prodotti plastici, come ad esempio l'automotive che abbiamo visto prima, oppure l'arredamento. Sono tutti elementi che possono comunque rispettare il principio di economia circolare, quindi l'obiettivo è proprio questo, fare un servizio nel raccogliere tutta la nostra esperienza e sì trasferire nel nostro settore, ma magari anche collegarci a settori affini o magari anche distanti da noi, quindi creare collaborazioni. Bene, noi abbiamo l'obiettivo di rimanere nel quarto d'ora, che poi non è accademico, ci stiamo riuscendo. Però chiedo se qualcuno ha delle domande, altrimenti passiamo al prossimo intervento. Non ho sentito. Il nylon 10-10. Allora, le temperature di un nylon 10-10 sono inferiori a quelle di un nylon convenzionale 6-6. Se un nylon 6-6 risulta a temperature superiori a 230 gradi in termini di fusione, un nylon 10-10 arriva nella parte termofisso, arriva a un massimo tra un minimo di 170 e un massimo di 185 gradi. Questo può essere sempre interessante a livello comunque di sostenibilità, se ci pensiamo. Noi andiamo a ridurre i consumi energetici, andiamo a ridurre l'energia necessaria per termofissare oppure per filare, nel nostro caso, dei prodotti con performance migliore alla fine. Quindi a livello ambientale si è vincente su questo punto di vista. Altri? Io ho la luce, non vedo eventuali mani alzate, sembrerebbe di no. Bene, allora ringrazio Alan Garosi. Alla prossima occasione.